Era il 1973 quando presso la sede dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie veniva fondato il COZOVE, Consorzio Zootecnico Veneto, che nel 1998 si trasformerà in AZOVE. Oggi il gruppo AZOVE è costituito da oltre 150 soci da tutto il Veneto, tra cooperative e allevatori privati, che mettono insieme una produzione annua di circa 50.000 vitelloni per un fatturato consolidato nel 2012 superiore ai 135 milioni di euro. Numeri in controtendenza rispetto al trend di un comparto, quello della carne bovina, in forte calo su tutto il territorio nazionale, merito di un'organizzazione che gestisce in modo completo la filiera corta e che negli ultimi 2 anni, nella sola fase della commercializzazione, ha visto una crescita del 70%. È una produzione che nel tempo si è migliorata, abbiamo ottenuto le certificazioni del processo a norma ISO 9000 fin dal 2000, abbiamo poi allargato la certificazione anche alla fase tracciabilità con una certificazione di processo 22005, e i nostri soci aderiscono al sistema di qualità regionale QV ed infine abbiamo anche il disciplinare di etichettatura delle carni per poter dare informazioni aggiuntive al consumatore. E noi siamo convinti che chi detiene la produzione, una produzione di qualità come quella dei soci AZOVE, ha tutte le caratteristiche ma anche un vantaggio strategico nel poter gestire la fase di macellazione e rapporto diretto con distribuzione e con il consumatore. 40 anni di progressivo miglioramento della qualità del prodotto e della tutela del consumatore, ma la storia di AZOVE è anche e soprattutto quella dei suoi produttori e dello straordinario spirito di solidarietà e aggregazione che da sempre contraddistingue l'attività di questa organizzazione, l'unica organizzazione di produttori di carne bovine ufficialmente riconosciuta in Veneto. È la partecipazione attiva dei soci in termini economici e non solo di facciata o per qualche piccola attività, ma con una partecipazione al capitale, una partecipazione alle attività economiche. Questo fa sì che vi sia una chiara integrazione, un prolungamento dell'attività imprenditoriale del socio all'interno della sua cooperativa. Questo è un esempio plastico di quello che dovrebbe essere anche un'organizzazione più grande, perché dovrebbe probabilmente trovare spazio in altri organismi a livello veneto, proprio perché la regione possa avere un unico interlocutore, un'unica politica, un'unica strategia e quindi essere capace poi di avere forza contrattuale rispetto alla grande distribuzione ma anche rispetto alla politica stessa. C'è stata una forte contrazione del numero degli allevatori, ma quelli che sono rimasti sono più solidi, più robusti, più forti e soprattutto sono cresciuti attraverso la loro cooperativa e sono arrivati fino alla tavola del consumatore. Questo è il segreto del successo e questa è la ricetta che indichiamo anche al resto dell'agricoltura veneta e italiana: non parlarsi addosso, ma fare fatti concreti, aggregare, crescere, innovare e andare sui mercati nazionali e anche sui mercati esteri. Per tradizione siamo molto individualisti, però non è più sufficiente in questo mondo globalizzato. Solo con l'aggregazione riusciremo a difenderci e riuscire a dar prospettiva ai giovani.